Ed eccoci qua finalmente in una nuova avventura, tutt'altro genere stavolta. Torniamo nel genere Monster Hunter, quindi Hunting Games con Toukiden 2. Finalmente dopo anni lo cominciamo. Eh sì. A me il primo era piaciuto veramente, veramente tanto. L'avevo comprato addirittura 4 volte. Ho giocato la versione base su PS Vita, la versione rifatta sempre su PS Vita, poi ricomprato su PS4 e poi in seguito quando ero uscito su PC. Mi era piaciuto un casino il primo. E ora vedremo un po' se il secondo sarà il suo degno successore. Vediamo con calma ogni cosa, vedremo un po' che ci regalerà le stesse emozioni, se non superiori, del primo Toukiden. Eccolo qua. Toukiden 2. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Ok. La lingua. Io ovviamente voglio giocarlo in giapponese, eh. A meno che non è preimpostato in giapponese, non lo so. Bonus. Vabbè, intanto qui diamo vita al nostro Slayer. Vediamo se entra tutto il nick, se no metto il solito Light Arc che quando non c'entra. No. Light Arc is back. Anche nel primo era così, Non entrava il mio nick, quindi mi dovevo accontentare della versione ridotta. Eh sì. Versione per utenti free. Ok, posto. Poi, gender. Vabbè, sull'altro me ne hanno fatti due di personaggi, però su questo mi sa che mi dedicherò soltanto a una run. Allora, vediamo un po' i capelli. Poi che i capelli li puoi cambiare tutte le volte che vuoi. Quindi la cosa dei capelli conta fino a un certo punto. Ah, ma questo è proprio lo stile. Così non è male. Fa molto shinobi. E anche così sono carini. Così fa un po' alla Kenshin. E poi gli hanno fatto un viso che sembra una ragazza. Allora, vediamo un po'. Hanno messo un bel po', eh. Così non sono male, potrei lasciarli così. Voglio vedere quante sono in tutto.
Vabbè, fammi ricordare il numero di quella di prima. Si può cambiare, vediamo. Vabbè, destra o sinistra, non è che cambia granché. Comunque, il numero 40. Ricordiamocelo così. Se torno indietro, confermiamo questo numero qui. Un casino comunque, eh. Ricordiamoci che era il 40, eh. Vabbè, questa è proprio la Cloud. Madonna, è identico, faccio biondo e cloud strife. È proprio lui, eh. Cloud strife su Tokyo. No, questo è Jinkazama. Finiscono più, ma qui c'è da uscirne pazzi. Nel primo non ce n'erano così tante. 73. Avevo detto 50, se non sbaglio. No, non avevo detto 50. Oddio, allora l'ho dimenticato. Vabbè, tanto lo riconosco se lo vedo. Era 40, 10 in meno. Vediamo il colore. E là. Ben arrivato, Strevolk. Vediamo un po' come fai. Lo facciamo sul rosso. Tanto sì, vi ricordo che i capelli uno può cambiarli tutte le volte che vuole. Troppo accesi. Ah, devi lasciarglieli così. Vabbè, però glieli lascio così, poi si vedrà. Faccia, vediamo un po'. Madonna, così tanto. Sanno qualche prefatto perché non ho voglia. Vediamo un po'. Sì, stanno i prefatti. Quanti sono? Sono tre? Sprecati? Questi due fanno schifo, ma sono orribili. Sono terrificanti. Ci vediamo un po', così invecchia. Facciamo così. Poi questo, cosa cambia? Vabbè, lasciamolo centrato. Questo. Potevano mettere più facce, oh. Ne ho messe pochissime. Che mi mettono più di 60-70 capelli e 3 facce. Questa cosa è un po' strana. Allora, facciamo il viso più pulito, eh. Tanto non è che cambia granché. Vabbè. Allora. Gli occhi, vediamo un po'. Vediamo un po', eh. Quanti ne abbiamo? 23, madonna, che palle, è un incubo. Non è una decina.
Mettono tre volti e ti mettono 23 occhi. Poi con i capelli non riesco a capire bene come sono le sopracciglia. Facciamo una cosa. Facciamolo un attimo pelato, perché così non ci capisco una mazza. Vabbè, facciamolo così per adesso. Così almeno vedo meglio il taglio degli occhi e soprattutto le sopracciglia. Allora, queste che numero erano? Queste sono carine. Queste mi piace. Numero 4, eh. Ricordiamoci il numero 4 nel caso non sono molto convinto. Monociglio pure. Beh, giustamente. Vabbè, lasciamo questo. Colore, boh, possiamo anche lasciarle nere. Inner brown, cioè? Ah, è l'altezza. Beh, può rimanere così. Poi, gli occhi. Quanti ne abbiamo? 54, dai! Ma è incredibile! Madonna mia! Non ci stiamo fino a Natale qui. È un po' lungo. Vabbè, esaminiamo con grande accuratezza. Ma cambiano le sopracciglia in base agli occhi? Ah, qui sono cambiate. Che sguardi intensi, così è miope, non ci vede. No, non voglio gente non vedente, che poi non vedono i mostri e finiscono male. La maggior parte fanno un po' cagare comunque. Penso che lascerò quelli base. Poi molti sono anche simili fra loro. Non ci sono moltissime varianti. Vabbè, lasciamo così. Poi, colore degli occhi. Così può andare. Poi questi che sono? Posizione. L'altezza degli occhi. Spacing. Ah, ok. La distanza. Angolo, vabbè, l'angolazione. Vediamo questo. Riguarderà il naso? No, sempre gli occhi. La sporgenza deve essere. Pupille. Pupille. Cambia granché. Vabbè, lasciamola al centro. Vabbè, lasciamola così. Nose. Vediamo i vari tipi di nasi. 54 nasi, certo, per essere gentili, capito?
Il 2. No, è troppo schiacciato così. Quasi come non averlo. Ah, il 2 penso che potrebbe andare. Cosa cambia? Vediamo. Quasi nulla. Non riesco a capire. Ah, nel dubbio lasciamo, dai. E boh, qui non tocchiamo nulla, dai. Mount, cioè. Che sarebbe? La bocca. Sì, la bocca. Quanti ne abbiamo? 54 anche di questi. Che bello. Questa non è male, la 5. Senti, tanto fanno tutte schifo, dai, lasciamo la 5 che mi convince. E la 5 mi piace. Potrei lasciarlo così. Ovviamente i capelli ora glieli rimettiamo a posto. Accessori, cioè. Ah. Ma non lo so, forse però lo facciamo sbarbato. Gli occhiali all'anino. Vabbè, no, questo non mettiamo nulla. Questo che sarebbe? Il corpo? Un gigante. Beh, io sono alto, quindi ha senso. Ah, quella è la testa. Dai, mettiamo tutto così. Una via di mezzo, dai. Senza esagerare troppo. Voce. Venti voci, provo da uscirne matti qua però, che palla. Sono tutte le cose che detesto quando devo creare il personaggio. Però intanto cambiamo i capelli. Allora. Era il 40 quello che volevo fare io.
Però il colore non mi convince per niente. No, il colore lo cambio. Lasciarli così. Ok. Fammi rivedere la barba. Quante ne abbiamo? 15. Sì. Che è? Un foglio di carta? Cerchiamo di abbinarla con i capelli. Più o meno. Ah, grazie Void per il raid. Oggi, come vedi, siamo sul gioco che ti avevo detto, Tokiden 2. Se un giorno vorrei fartelo, ci possiamo giocare insieme. Allora, vediamo un po'. Baffi quanti ne abbiamo? 15. Ma in realtà è anche spento, è più acceso e peggio. Comunque sia, i capelli li puoi cambiare tutte le volte che vuoi, quindi è indifferente la cosa. Però sì, ogni tanto mi piace il rosso nei capelli. No, quei baffi non mi piace per niente. Leviamoli, va. Tanto poi metterò l'elmo, le maschere, tutte quelle stronzate, quindi non è un problema. Allora, torniamo sulla voce. Una bella voce virile e potente, eh? Vediamo un po' che cosa ci offrono. Allora. Ascoltiamo con molta attenzione. Questa è carina, potrei prenderla in considerazione. La 5, non ce lo dimentichiamo. Anche questa non sembra male. 5 e 9, ricordiamoci. Questa fa molto Jojo come voce. Are are. sì, molto Jotaro Kun. Adesso ricordiamoci la 5 e la 9, non ci confondiamo. Ah, sono di Ariel. Sei! Uts!
No, troppo profonda questa. Allora, adesso riesaminiamo la 5 e la 9. Ok, ora andiamo sulla 9. No, no. Guarda quell'altra che ho visto, sentito? L'avevo detto di Jotaro, guarda. Vabbè, la 5 va bene comunque, sì. Sentite la profondità, sì, sì. Virile ma non troppo allo stesso tempo. Sì, vai. Weapons. Vediamo un po' le varie armi, perché alcune sono nuove, eh. Allora, questa già c'era, me lo ricordo. Queste c'erano. Questa pure. Questa pure. Questa pure, idem. Già c'era, già c'era. Ah, quindi le ultime due. Queste due, sì. Le aggiunte sono spada e scudo e questa. Ne hanno aggiunte solo due, vabbè, meglio di niente. Io devo scegliere l'arma di partenza. Boh, forse punterò la spada lunga. Tanto poi piano piano le craftiamo tutte, quindi non è un problema. Ma come balla? Vabbè, allora sì, dai, iniziamo con quella. Allora, questo l'abbiamo fatto, questo pure. Setting, che altro c'è? No, qui nulla. Display, sound, system. Server, le restrizioni, tutte le versioni. Tanto non troverò nessuno, giocherò tutto da solo, a meno che non arriva qualcuno, quindi dubito che ci sia ancora gente che ci gioca. Sound, va bene. Display, vabbè. Solito. Sottotitoli, boh, tanto è tutto in inglese, quindi chi se ne frega. Camera settings. Ok. Beh, direi che possiamo confermare. Il nostro caro Lightark sta per tornare. Sta per tornare a fare il devasto. Torna a far fuori un po' di yokai. Vabbè, a posto. Vai, confermo. Vogliamo confermarlo? Direi di sì. Direi proprio di sì. Vai. Posto. E ora gustiamoci il filmato iniziale. Sono yo. Sekai wa kurayami ni tozasareta. Yokohama. Shita zo! Saken! Vedo che già si comincia con qualche strana creatura, né? Ah, questa me la ricordo, stava anche nel primo, sì. Me la ricordo. Era fra i primi mostri che affrontavi, né? Ah, arrivano in gruppo, eh? Sì, anche questo già c'era. No, questo no invece, questo è nuovo. Sì, sì, quello lì dovrebbe essere nuovo. Senichi-ni-iru-subete-no-mono-no-fu-ni-tsu-tatsu-suru. Kore-ori-kono-chi-ni-dai-ichi-ji-vo-e-sen-wo-kizuku. 港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は良いし。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。Proiettili esplosivi.
la lama con la, il falcione con la catena non era niente male, sì. Mi ricordo che ogni tanto la utilizzavo. Ok, vediamo un po' adesso se c'è il tutorial, solito. Eccoci qua. Inizia l'operazione di difesa di Yokohama. Vedere il lock com'era. Oppure i piccoli non potevo lottare. Fammi vedere. Che mi ricordo che forse anche i piccoli potevano lottare. No? No, forse i piccoli. Poi la corsa, qual è? Ah, ok. Ci devo riprendere la mano, comunque, perché molte cose non me le ricordo. La purificazione? Ah, è vero, 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 vero. Lo tenere premuto. L'avevo dimenticato. In questo modo, praticamente, è un modo alternativo per raccogliere i pezzi. それままなんともで制圧せよ。進行方向に新手の出現を認め、ガキとは違って手前。はいはい、そう見とった。玉振りの使用を推奨。 Quello è grosso. Ma infatti mi ricordavo che c'era il lock. Cos'è quella roba sono uscita? Ah sì sì. Molla il bastardo, eh! Ah, buono! Migoto la senkata! Vai, sorbi tutto! Teki no gekiha o kakunin, migoto da! Zentai ni kinkyu zentai! Ma la mappa dove la vedo? Zou no hana fukin. ちょうど今、新羅号と呼称する総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな。ゾーンの花に急行せよ。molto ampio potrebbe essere.
Eccolo qua. Si comincia. Y fa la super mossa. Ora vai, assorbi. Vuole assorbire. No, se l'è ripreso. Oh, è andato via? Già finito lo scontro. Mi sa di sì. Giusto. Non notto. Allora, vediamo un po' che succede. クヨ。いつの間にそんな前線に。何の不思議がある。戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。シンラ号はどうした? Ela. È arrivato. この場から消え、下船だ。圧倒的優位な状況。 警戒を怠るな。いずれにしろここを拠点に鬼を迎え撃つ。念は勘。味方の動き。は、レーザーの本体が小田原から北上中、まもなく横浜に到着すると思われる。よし、本体の到着まで全員準備はいいな。 Allora, io ready for this, sei pronto? スクエル命は救え。 北の地はすでに落ちた。たとえどんな犠牲を払って。なんだあれは? Quindi abbiamo finito. Abbiamo concluso il tutorial. O deve arrivare qualcun altro? Questo? Un robottino. Oi, Hakase! Miona yasu ga taoreteru ze! Kaeru zo! Soitsu wa omae ga obutte yare! Ore ka yo! Taku! Mendou goto bakka oshitsuke yatte! E ora si va nel villaggio. Che bisogna fare adesso? Eh sì, casa dolce casa. Allora, vediamo se qua dove c'è il contenuto. Eh sì, eccolo qua. Qui ci sono i vari DLC. Tutta roba estetica dovrebbe essere. Come gliela metto questa roba? Vediamo, dovrebbe essere qui? Sì, è qui. Allora, e vedi, come mi ricordavo, colore e capelli puoi cambiarli tutte le volte che vuoi. Eh sì, questa cosa me la ricordavo, che era già nel primo così.
A posto, abbiamo avuto conferma. Allora, questo che cos'è? Ah, far vedere, non far vedere l'elmo. Ok. Questo è l'equipaggiamento. Minamoto no Yoshizune. Vabbè, quello base. Ah, questi sono tutti i vari equipaggiamenti. Vediamo com'è questo. Allora, questo è fatto così. Vediamo qualcun altro. Fugaku. Ok. Vediamo questo. Ah, questo è carino. Che poi questi sono i protagonisti del primo. Sono le varie skin dei protagonisti del primo Tokiden. Questo era il capitano. Quale possiamo fare? Com'è questo? Vediamo. Allora, se no prendo quello del ninja, aspetta. Che era questo? Andiamo senza elmo. Kuro Hogan Yoshitsune, iza mairu! Ecco, questo qua ce lo impostiamo, che ci dà un bonus. Che schifo non ci fa. Tanto sta roba quando avrò 7 migliori se ne va a quel paese, quindi non è un problema. Allora, adesso. Dov'era la cosa dell'elmo? L'avevo visto prima. No, non è questo. Dove l'avevo visto? L'avevo visto prima. Ah, qui non è. È sparita. Qui non era. Vediamo qua. No, questa è la storia del gioco. Qui non c'è nulla, qui niente. Qui che era? Mangiare? Ah no, è per salvare. Poi fa parte un filmato. No, no. No, era qui, era apparso prima. Dov'è quella cosa? Allora. Ah, mi sa che forse non appare se io metto la skin. Eccolo qui, vedi? Quando metto la skin no, non posso levare l'elmo. Ho capito. Fammi vedere questo, com'era? No, se no mettiamo quell'altro. Che era questo. Sì. Solo che però voglio cambiare l'arma. Allora, proviamo una di quelle nuove. Proviamo questa qui. Vediamo un po' com'è. Ok. Ah, cambiamo il taglio, dai. Voglio metterne un altro. Vediamo dov'era quello con la coda enorme. Vediamo se la ritroviamo, eh. No, non era questo. Era simile a questo, ma è un po' diverso. Forse era questo, mi sa, eh. Ma vediamo. Potremmo lasciare questo.
Però il vestiario è tutto rosso, non lo so. Tutto rosso non mi convince. Allora facciamo i capelli neri a sto punto. Beh, non è cambiato. Ok. Solo quello. Ah, ecco la barba. Così va meglio. Almeno non è tutto uguale. Capelli rossi, vestiti rossi, che è? Sì, per adesso lasciamolo così. Sì, ci può stare. Ok. E siamo tornati al villaggio di Mahoroba. Ricordavo un po' diverso nel primo. Sono passati anni, hanno fatto i soldi e l'hanno restaurato. Order Awakening sul target. Allora, prima di parlare con lei esploriamo, dai, vediamo un po' che hanno aggiunto. Ma la mappa si può vedere? No. Andiamoci all'esplorazione, anche perché questo l'hanno fatto open world rispetto al primo. Almeno per quanto riguarda la parte offline. Mentre l'online è classico, la base basta e il resto sono tutte missioni. Qui che si dice? Nulla di che? Yakumo. Molto allegro, vedo. Qui cosa c'è? E quello pure che... Ah, forse è un luogo dove devo pregare e avere dei bonus, mi pare. Comunque sì, non si può andare qua per adesso. Mi sa che oltre che a parlare con la tipa non posso fare niente. Queste sono quelle del banco delle missioni. Poi qui abbiamo i generali. Tu cosa sei, un uomo o una donna? Credo sia un uomo. Cioè, dalle braccia sì, direi che è un uomo. Di qua non si può andare. Vabbè, andiamo a parlare con la tipa. Questo? Ah, questo è per salvare. Sì, me la ricordo con le rocce. Però adesso non posso salvare. Ok, allora parliamo con la tipa. Visto che non abbiamo nient'altro. Ma lì sopra si può andare. È molto più grande il villaggio comunque rispetto al primo. Eh sì. Nel primo non era così ampio. Bello grosso. E qui che si fa? È una cucina? Boh, probabile. Vabbè, qui non c'è nulla, quindi. Torniamo indietro. Andiamo qui sopra. Non si può entrare. Vabbè, possiamo solo parlare con la tipa, quindi facciamolo e vediamo un po' cosa ci racconta.
あなた様は。sì, sono proprio io. 失礼。あまりお見かけしないお方でしたので、本日はどちらから？横浜。随分と遠い地でございます。ここはまほろばの里。長い長い旅をしてこられたとお見受けします。見ての通り、ここは茶屋。旅の疲れを癒していかれると良いでしょう。si è avvicinato anche un NPC. Watakushi wa Kuon. Kono chi de Mitama no Miko o tsutomete imasu. Ah, ok, quindi tu ti occupi dei Mitama. D'accordo. Dozo o mishiri o kikudasai. Yo. Me sameta ka? Karada no choushi wa dou da? Shiganai kenkyu joshu tte to da? Sei il mio assistente? 森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。お前、名前は？俺は時継だ。よろしくな。博士がお前に用があるらしい。あ、丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれでも医者でな、お前を解放した。Allora, vediamo un po'. Ok. Totte cuorene ogni chioschero io. E ora? Dove devo andare? Gli altri posti li ho sbloccati? Io sei. Sei il fabbro. Ora torno subito, tra poco. Ok, riprendiamo. Vabbè, questo sì è il fabbro, lo ricordo, sì. Più o meno in generale le solite cose. Creare armi, fortificarle. Sì, sì. Le forges. Le armature, che armature abbiamo? Un'anteprima? Aspetta, com'è che faccio sparire le statistiche? Ah, eccolo qua.
Vabbè, per adesso niente, dai. Poi si vedrà. Se può fortificare. Beh, potremmo fortificare intanto questo, non so. Incrementa Elemental Defense. Aegis. Poi andiamo di questo. Ok, più di così quindi non si può. Può arrivare solo a più 3. Ok. Attack e Dex. È abbastanza equilibrato così. Ok. これからも腕を磨いて Poi qui c'è un altro simbolo, vediamo di che si tratta. Mi sa che io ho fatto il giro. Sarà qui dentro. Ah, ma questa è casa mia. Ok, quello è il simbolo di casa mia. Poi quello l'abbiamo visto. Qui c'è un negozio. Esatto. Dove tu vendi i materiali. E non ho soldi perché sono un po' un barboncino, quindi per ora niente. Beh, le armature base fanno abbastanza schifo, quindi arigato. Sì, arigatoni. E vabbè, niente. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Vedo la freccia di qua. Quindi andiamo da questa parte. Vabbè, comunque è un gioco che anche se in inglese è molto intuitivo, non è complicato, quindi posso confermare che pure se non sapete granché l'inglese riuscite a cavarvela. Certo, magari a livello basilare qualcosa dovete sapere, perché se non sapete proprio il nulla del nulla allora è un altro discorso. Però dai, voglio sperare che in generale almeno le basi minime si conoscano. Allora. Ah, questo è il tuo laboratorio privato. Quindi tu sei il professore. Il professore è una loli, praticamente. Tanto per cambiare hanno messo le ragazzine ad avere dei ruoli importanti. Eh sì. Che novità, eh? Chi se l'aspettava? Ma magari dice il professore, sarà un signore di una certa età. E invece... O magari è molto grande e ne dimostra di meno, eh? E non lo escludo. Magari scopro che ha 70 anni. Eh sì. Una loli di 70 anni, mi mancava. Una loli umana, sia chiaro. Perché se parliamo di creature soprannaturali fra vampiri e quant'altro, quello è un altro discorso. Qui parliamo di esseri umani, eh. Allora. Quindi, che si fa qui? Yokohama? Che serve questo posto? Ah, forse è una sorta di biblioteca? Eh sì. Deve essere tipo il luogo, il bestiario, che mi aggiorna di tutti i mostri e le liste. Sì, probabilmente è quello. E ogni volta che faccio fuori un nemico, vengo qui e qui sono tutte le info sul nemico affrontato. Ha senso, perché altri luoghi così non li ho visti nel gioco, quindi probabilmente sarà questo il posto. ここはマホロバの里。横浜からはるかにし、直線距離で150里近い。それ以前に横浜は10年前に放棄された。
10年前の大曲時の戦だ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば。そいつの身元は分かったか？Eccolo là, è arrivata la nostra mascotte. Mata, dov'sta? Futari tomo sciketa zura shiten na. Doko zo no baka to chigatte nai? Nanda yo. Zuibun kigen warii janai ka. Iya, mushiro gyaku da. Kyoumi bukai hanashi o kiite ita tokoro da. Doi koto da? Aia, campanella di allarme. Stato avvistato un oni. Sato no shuhen wa oni no sumu ikai da kara. Quindi ci tocca andare a combattere. Shinpai suru na. 結界がある以上、待て、どこ行くつもりだ。È arrivato il nostro momento。そうか、鬼と戦うつもりか。Si utilizziamo anche l'arma nuova。Vediamo un po' come。丸腰で行くのか。Una delle due armi aggiunte al gioco, che le altre sono tutte vecchie。悪いがお前の装備品。Sembra una sorta di spada allungabile, spada scudo sono le new entry。代わりに新しい武器を私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？なんだそれ。さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ。まだ実験段階だが。何？天才である私が作ったのだから。おいおい。あまり動くな。本当に戦う気か？さっきまで。これでいいだろ。よし。よく似合ってるな。使い方は実地で教える。Anche perché la cosa bella di questo gioco è che non eri mai da solo, andavi sempre con degli NPC con cui collaborare, quindi... ed erano anche bravi, quindi... anche se non trovavi i giocatori, gli NPC facevano il loro. Meno male, perché purtroppo essendo un gioco di nicchia è difficile trovare gente con cui giocare. Non è famoso come Monster Hunter. そんなもん人の手につけんじゃねえ。いいから黙って私につ行くぞ。鬼を撃つ。Esatto、行くぞ。危ないから来るな。Andiamo a caccia、そういえば言っていなかったな。私たちも物の負。鬼を撃つ鬼だ。Andiamo a fare il nostro dovere。C'è una barriera magica intorno al villaggio, hai capito? Figo. Molto figo. Beh, ci sta comunque sì, altrimenti i demoni tranquillamente vengono. Oh, figa. 巨大な手を頭に思い浮かべろ。それを現実の世界に実体化させるんだ。あまのけりやった。Perform the ritual purification。めちゃ言うな。RT。ほう、いいぞ。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。あれ、その伸びたゲームプレイの。ガキを平らげるぞ。信じられねえ。どうなってんだ？ベラウスタの。いいゲームプレイ。Non male, non male. Penso che potrei anche decidere di concentrarmi su quest'arma. Iugoki da. Yokohama de tatakatte ita to iu no wa hontou rashii. Basta, finiti? Ore ni iwaseriya, mada mada hiyokko da ga na. Yoshi, gaki wa katazuketa. Tsugi, oyadama ga kuru zo. Che si fa adesso? Ah, ne arriva un altro ovviamente. Tanto per cambiare. Oh, abbiamo un altro componente che si aggiunge al party. Benizuki.
Beh, allora siamo in quattro. Il party perfetto. Oni no te no chikara wa shoumei. Oni no te? Sono me de tashikameru. Ikki ni shoubu o kimeru zo. Hidaru wa karaga chikara. Kougeki o shuchuu shite vui o hakai shiro. Hakai shita vui wa magatsuki joutai ni naru. Soko o nerai ba bontai ni chokusetsu dakeki o atairareru. Ii ugoki desu. Anata wa vai giù, maledetto. È inutile che mi resti. Perry ne attacca. Vabbè. La sotto è per curarmi, se non sbaglio, vediamo. Sì, ok, questo non è così. Vittoria, finish. Ho sbloccato anche un nuovo Mitama, mi sa. E anche questa è andata. Il ritorno del leggendario cacciatore di demoni. Faremo una strage anche sul 2. Dovremmo tutti tornare da dove sono venuti questi bastardi, visto che non ne hanno avuto abbastanza dopo il primo Nobile. Doda, futari tomo. びっくり人間にでもなった気分だぜ。原理はお前の体と同じだ。もっともその力の根源。よくは分かりませんが。そういうことだ。それよりお前あどういうわけだ。普通見た目は一つしか宿せない。だそうだ。そんな見た目。もう、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 も
niente. Siamo un bel gruppo. Siamo venuti a farci l'applauso.実験のついでにやっただけガキが数匹逃げていくのを見た。承知しています。こちらのお方は？外。私の助手だ。ひが。そうでしたか。それは遠路ご苦労様です。では我々は任務がありますので紅月様も。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。 博士、私の協力が必要であれば。あ、いつもすまんな。最後にあなたの名を覚えておきます。Esatto, ricordatelo, non scordare mai. Questo è il nome dell'eroe che un giorno salverà questo villaggio. 私は紅月。Per la seconda volta. この里で物の符をしています。困ってはまた会いましょう。 さすがベニズキ。誰かさんと違って優しいぜ。うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる？早く来い。さっき。Un po' pensieroso il mio personaggio. Comunque sì, quest'arma mi piace veramente tanto, questa tipologia, eh? Sì, sì. Penso che per un po' la utilizzo. Poi appena ne posso creare di migliori lo faccio volentieri. Bel gameplay, sì. Proprio un bel gameplay. Shinure no oni ka. Yumeijin da na. Ima ja ikinokori o sagasu no mo muzukashii ze. Tte nanda? Jirojiro miten ja ne? Enryo no ne yatsu da na. Karakuri to itte na. 私が研究している技術で作った体の中に人の魂を封じてある。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のことは本当に何も覚えていない。そうか。軍師供養に横浜状況からして
それは十中八九10年前の大曲時の戦。10年前世界中に鬼があふれ人の世は半ば壊滅状態と我々は大曲時と呼んでいる。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った。つまりお前は10年の時間を飛び越えて仮にそれが本当だとして、何だってそんなことが起こったんだ。鬼門に飲み込まれたものは時の迷子となって別の時間に流され、そういう話を昔聞いたことがある、うんうん、お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去、現在、未来を行き来するという。奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。残念だが話がキテレツすぎてつい似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が夕げをたく火を残したまま、どこを探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだと噂。それから10年後、近くの村の広場に調べると、彼は消えた兵士の一人で、解放され目覚めた彼は自分の夕げはどこだと。Una bella parlantina questa qui, eh? そりゃ浦島太郎もびっくりだ。はるか昔からこの世界には人知の及ばない何かが潜んでいるのさ。その何かと秘密裏に戦うのが我々もののふだったの。Poi tu trascrivi tutte le informazioni e fai il tuo dovere. その体はどうした？Sto illuminando. Che è?Pure di annoiarmi a sentirla, è successo qualcosa al nostro personaggio. Nanda, dove è? Una luce mistica. Questo è... Watashi o miro! Omae wa koko ni iru! Oka no... Watashi ga sore o shitte iru! Watashi o shinjiro! Mi parte l'ultra istinto adesso. Sì, si trasforma. Watashi ga koko ni iru youni!お前もここにいると信じろ。え、tutto finito? どうなってんだ。già finita la grande emozione。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にもわからんことくらいあるさ。だが、こいつは本来ここにいないはずの、この世界にとっては異物。なんだそりゃ。かもな。それは時間を超えた代償かといって、元の時代に戻る。お前が所属していた隊も横浜で戦ったもののふは全滅した。それでも過去との接点を求め、だが過去ではなく、ここで私の助手として働く気はないか。お前はいつどこに流されるかわからない、あるいはそれを止められる取引だ。その代わりお前が何者かは私の助手をしながらこの世界で生きてみろ。では助手をしながら考えろ。時間はいくらでもある。やめとけ。じゃあこいつが誰も決まりだな。助手一号はと誰が一号だ。こいつは人をこき使う天才だ。さっき目覚めた空き家を覚えてるか。明日から忙しくなる。ようこそ我がからくり研究所。Il mio rapporto con loro due è migliorato, quindi questa cosa sta anche nel secondo. Eh sì, i rapporti sociali a furia di chiacchierare migliorano. Ci diventiamo sempre più amiconi. Vaga, scaite io. Avarena. Sore ga omae no seotta shukumei ka. Nara semete, watashi ga kiyoku shiyo. Negawakuba, kondo wa wasureru na. Watashi wa Minamoto no Yoshitsune.お前が身に宿す英雄の人、鬼打つ者の不と。Capitolo 1。おい、消えてねえな、お前。はい。Proprio il buongiorno mi dai, eh? 邪魔するぞ。Vengono a trovare in casa mia, che gentili。Che gradita sorpresa! 無事みてえだな。おい、よく眠れた。早速だが、お前の体を考えると、
まずは里の正式なものの呪いを解くには人と交わって。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来空席だ。prima c'erano anche le terme per farsi il bagnetto e beccare dei buff。代わりに神ガキの巫女が里を知ってもまだガキだ。実験この絵舞台と侍舞台、ちょうどこれから越見式だ。神人混みは好かん。ここから先は時継ぐと二人で行動しろ。私は鬼の手で後から合流する。後から合流まあ見ていろ。ああそれと岩宿に行く前に時継ぐに里を案内してもらえ。これから物の譜になるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。じゃあしっかり。相変わらずの俺様。まあそういうわけだ。Allora, arriviamo, accesso, solo il letto, biografia. Ah, è un po' di roba. Vediamo un po'. Però questo l'ho già visto. E vabbè, la storia fino adesso. Le musiche del gioco possiamo cambiare. Ma più o meno lo stile è rimasto quello delle musiche. Posso cambiarla? Se potevo impostarla. Vabbè, qui non c'è da fare nulla. Qui andare fuori, sì. Vai, andiamo. Vabbè, lui è un po' simile ai gatti su Monster Hunter. Sì. Con il mio palico della situazione. Allora, andiamo un po'. いらっしゃい。今日はどうしますか？あ、vabbè, tu sei il blacksmith, l'abbiamo già capito prima. E lui è il fabbro, ti forgerà le armi e le armature che desideri e potrai anche potenziarle. Abbastanza chiaro il discorso. Non mi interessano vita, morte e miracoli della sua esistenza. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Anzi, vediamo se è roba nuova. Ma niente di che per ora. Cagate, direi. Sì, delle grandi, meravigliose cagate. Poi vediamo un po' da chi altro devo andare. Qui da te. Tu sei la nuova sacerdotessa. Quella che c'era prima di te era più interessante. Sì, me la ricordo, era un bel donnone. Ma i tempi passano, quindi sarà andata in pensione. Questa è la nuova generazione, ragazzi. Sì. The new generation. Allora, quindi da te posso gestire vari Mitama che trovo, dai. それがどなたの御霊か。はて、私が源のよし、およ別の御霊の存在も、なぜあなたその素質を聞く。まずは御霊。Ecco qua. Allora, lo possiamo potenziare? Oh, ne ho un altro. Questo è incentrato sull'attacco, questo è la def. No, penso che però rimango con questo. Ma non si potevano potenziare? Sì, si potevano potenziare, però forse è una cosa che non ho ancora sbloccato. Quindi devo aspettare, sì. Vabbè, posto. Poi. Che c'è? C'è un'altra cosa?
Vabbè, sarebbe lei. Poi il prossimo è lui che è il venditore. Salve, sono un venditore, ho bisogno di tanti bei soldini, se vorrei comprare la mia merce sarai il benvenuto. Cosa vendi? Cosa vendi? Materiale. Uova. Porchi. Chicken. Peso, pesce. Anche roba per vegani. Però bello fornito il signore. E anche armamenti. Sì, arigatoni. Arigatoni gozaimasu. E qui il bancone delle missioni. Salve, io sono una che dalla mattina alla sera sono qui a sfasciarmi le palle. Se tu vuoi fare una bella missione di caccia, vieni a trovarmi. Il riassunto è praticamente questo. Ok. Fine di quest'altra parte tutorial. Ti è piaciuto quello che hai visto nel villaggio? Già lo sapevo, ma grazie lo stesso per il tour. Adesso ce ne andiamo nella cava. Ah, saliamo lassù? Quello potrebbe essere un posto nuovo. Forse, eh. A meno che non è il luogo dove si va a pregare per avere i bonus. Perché in quel caso non è esattamente un posto nuovo. Però sì, il nuovo villaggio mi piace. Non è male. Molto molto carino, sì. È figo, figo. Andiamo. Andiamo a farci la preghierina. Dritto, sì. Buongiorno. Ma qui c'era una signora sparita nell'oblio. Gente che appare e gente che sparisce. Yakumo. Quindi tu sei il sacerdote del villaggio. Praticamente sì. È il grande sacerdote. Minaren Yakaradon. Tutti che vogliono sapere il mio nome. No, ovviamente Kaguya, che è la sacerdotessa suprema, è una loli, tanto per cambiare. Come sempre, ruoli importanti date alle ragazzine. Ma lei sarebbe il capovillaggio, fammi capire. Yameyo Yakumo. Tutte le responsabilità a una bambina, eh? Eh sì, proprio tipico dei giapponesi. Ma certe volte sono sorpreso che in politica non hanno bambini invece di uomini anziani. Eh già, dovrebbero rispettare i prodotti che creano. Dove sono le loli nel governo giapponese? O nell'esercito, eh? Dove le nascondono? L'hanno soltanto negli anime e nei videogiochi. Ah, tu sei il leader delle guardie. Hai l'aspetto di qualsiasi cosa, ma non esattamente di un leader, soprattutto delle guardie. Però vabbè, te lo lascio credere. Se ti fa piacere. Ecco, già quest'altro tipo sembra uno che può c'entrare con le guardie, eh? Ha un aspetto autoritario. Toya da. Samurai o shikite iru. Samurai, però. Oboete oku no da na. Tipo tosto. Warera no nao. Nice to meet you, I come from Yokohama. Nice to meet you, non lo so. Diciamo che vengo da Yokohama, dai. Yokohama? Sore wa ano Yokohama ka? Sì. Proprio la città di Yokohama. Sorpresa, maestà. Kaguya-sama. Sì. Vengo proprio da quel posto meraviglioso. Koko wa Nakatsukuni no nishi no saizensen. Senryoku ga fueru ni koshita koto. Kisama ga mononokuni naritai no. Daga, kisama wa Kinai to Tozama. Dochira da? Esatto. È importante questa cosa. Sukunakuto koko de wa na. Fanno un po' troppe domande questi qua, Alla fine sono tanto un cacciatore di demoni, eh. Non è che c'è molto da dire. Datemi la missione e la vado a fare. Kisama はぐれ者を束ねているものの札。貴様が使えるか否かはやつに判断させる。それでいいな。異論はない。かぐや様、ご決裁を。許す。 お主の好きにせよ。 は、ありがとうございます。
sì, arigatoni. Benizuki wa mono no fuhonbu ni iru hazu da. Tsunagi wa tsukete oku kara. Ai ni ike. Non so se apparirà qualche personaggio del primo. Hitotsu yoi ka? Può essere che sono dovuti farsi benedire. Onushi wa higashi no hate kara kita sou da na. Yokereba hanashi o kikasete kurenai ka? Allora, Dance Burning Battleship. Beh sì, quello che era successo era questo. Senkan da to? Sore wa are ka? Kaguya-sama. Sorosoro tsugi no ekkensha. So ka. Hakase wa genki ka? Yoroshiku tsutaete oite kure. Però voglio vedere una cosa riguardo la storia di Tokiden 2. Voglio vedere se è ambientata anni dopo il primo, perché in quel caso allora è un po' complicata che incontro quelli del precedente. Allora, il gioco sviluppato, seguito, annunciato. Non c'è niente riguardo la storia. Ma può essere che è ambientato anni dopo. Anche perché mi pare che all'inizio del gioco c'era scritto 1000 e qualcosa, quindi non so se sono passati 1000 anni, ma ho il presentimento che i precedenti non li incontrerò mai più. Già, tutta aria fresca qui. Ovviamente saranno tutti crepati. Allora, vediamo un po', va. Che si fa? Continuare a chiacchierare. Beh, portatemi del tè e dei biscotti allora. Rilassiamoci. Watashi wa Kaguya. Facciamo solo chiacchiere. Sato shugo suru. Kamigaki no miko da. The Sacred Shrine. Aspetta, fammi vedere che significa. Sacerdotessa dovrebbe essere. Sacred Shrine. Sì, dovrebbe essere secondo te. Secondo te del villaggio. Eh sì, ha proprio l'aspetto, eh. Fanciulla del sacro santuario. Fanciulla, bambina del sacro santuario, direi meglio. Ok, vabbè, sì, quindi lei è il grande capo, dai, abbiamo capito. Mata kite kure. Vabbè, vuoi che torno a trovarti? Quanta sfacciataggine. Magari mi stai antipatica e non ti voglio vedere mai più, che sai. Benizuki no moto ni iku rai. Troppe pretese di questa bambina. Vabbè. Abbiamo finito? A posto. Beh dai, è stata una conoscenza molto intensa. Yo. Peccato che è rimasto in inglese questo gioco, eh. Mi sa che il primo non gli ha dato la fama meritata, quindi è rimasto così. È rimasto un gioco abbastanza di nicchia. Sì. Però quello nuovo. Wild Earth. Quello forse lo traducono in italiano. Era Wild Earth. Wild Earth. Sì, guardarsi. Questo forse sì. Che è fatto dagli stessi di questo, dovrebbe essere, sì. C'è di mezzo comunque la Koei. Allora, vai, sur. Vabbè, se lo fanno solo in inglese, pazienza. Tanto comunque in generale quello che devo fare lo so. Vado lì e faccio fuori tutti. Alla fine non avrei avuto grossi problemi nemmeno su Monster Hunter se era in inglese, però vabbè. Che l'hanno tradotto almeno mi ha aiutato in generale a capire anche le cose più stupide. Ok, abbiamo fatto. E ora che si fa? Abbiamo una nuova missione. Dobbiamo tornare. Sì. Dove si fanno le missioni?
più avanti. Chi c'è? Ah, è la tipa di prima. Dove è un'altra? Sì, è la tipa di prima. Senti, questo monolite ora funziona. Ora sì. Allora. Ah, ecco, questo qui è per l'online. Eh sì, questo è per l'online. Play online. Quindi? No, non si è attivato nulla. Play online. Search. Ah, vediamo un po'. E ora per curiosità voglio vedere se mi trovo qualche stanza. Lobby no, mezzo search. Free chat. Vai, search. Perfetto. E beh, molto chiaro il messaggio, no? Il messaggio è: ci stai giocando solo tu e tutto il resto del genere umano è da altre parti. Sì. Direi proprio che il messaggio è chiarissimo. Vabbè, ci abbiamo provato. Fa niente. Tanto l'ho detto, cioè io il primo l'ho giocato tutto da solo, quindi non è un dramma. Ho dato su Monster Hunter, almeno su Monster Hunter Rise ho giocato con della gente, quindi ci accontentiamo. Vabbè, allora qui non c'è nulla, parliamo con la tipa. Un'altra ricca conversazione. Ah, benissimo, era te, come? Ok, non me lo ricordavo. Allora, we meet again. そうですか。ちょいと事情があってな。こいつ分かりました。先月ですが、私がお預かりしましょう。なんだ新入りか。面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。ホムラ、少しおとなしくしていてく。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。 少しバカですが。ね、やる、誰がバカだ。面覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもね、俺たちの協力者でな。たまに発明品の実験を手伝っても。博士には第4がありますから、それはさておき、私とホムラは昨日襲撃があったばかりですから、よければ。いいのか。こいつはまだ里の者の。構いません。それに この任務を持って。なるほどな。そういうことか。あなたが里の者の雰囲気、まほろばの里の伝統で簡単な任務を与え、その結果ヤクモが私に任せると言ったのであれば、この任務を持ってあなたの証の儀とした任務には、いくつかの目標がある。それを全て達成した上で、無論あなた一人の力で。 何かあったら迷わず里に戻れ。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です。では監視小屋で会いましょう。ma dove si va? Devo fare due passi. Due erano, eh? Vogliamo citarli. Ah,
お、繋がったか。よしよし、やっと動いたな。I don't know. 驚いてるな。鬼の手につけておいた通信機能を使っている。これまで巫女に頼るしかなかった念話を万年に開く天才的発明だ。だから言っただろ、後で合流すると。確か証の儀の最中だったな。ガキの討伐に素材の採取、簡単な任務だ。さっさと片付けてしまえ。終点の監視小屋は西の端にあるはずだ。地図を見て確認するんだな。強くあらねば。Un'altra Eleonor? Dov'è? Cos'è questo? E qui cosa c'è? Torna al villaggio? No. Good. Vediamo se è lui. È lui, non è lui? È lui. Però sono rimasti gli imps. E cioè questi simpatici nanetti. Tutti i miei obiettivi sono stati raggiunti. Ora, mi sono andato a vedere se mi sono andato a vedere se mi sono andato. Ok, possiamo tornare al villaggio. Ah no, devo andare avanti. Eh sì. Segna qualcosa. Vabbè, loro. Thank you.
勝手にくだ。待っていました。確かに目標を立て、お見事です。よし、ちょいと気が張った。誰が小さ、気づいてんだろ。最後の試練です。クッシュリベイジェ、私と共に支援に感謝します。Un nuovo Mitama entra nella nostra collezione. E ora che si fa? Il mattino? Mina, kega wa arimasen ka? Kono tedo de aru wake ne? Ketsu ni kamitsukare sou ni natte ta. Kōchō iidoru ga kōchō. Omura mo mada mada desu ne. Anata wa daijoubu desu ka? ならよかった。あなたは見事に任務を果たしました。この結果を報告すれば、里の者の府になり、私が試験官として認めます。ただいまをもって、あなたを里の正式な者の府、ようこそ、まほろばの里に。よし、やったな。はじめの一。いちいちまどろっこしいんだよ。万人を納得させるには、本部には私から報告しておきます。さて、鬼の流入が気になります。ここは冷えますね。異界に近いからな。あそこはどんな季節だろうが底冷えする。その体で寒さが分かんのか。acceso il fuocherello guarda lì come si riscalda。 なめんなよ。これでも特注品だ。五感はそれなりに機能してる。それなりね。あなたは博士の遠縁だと言っていましたね。ですが中津国全体があなたのような戦力を里が事情もなく手放すと。よければ聞かせていただき。横浜から。俺もこいつも本当のところ分かってるのはこいつがこの間まで横浜で戦ってた。博士はそれを10年前の大曲時横浜防衛戦だと言っていた。つまりこいつは10年の時間を飛び越えてここに来ちまったのさ。はあ、冗談だろう。それが冗談じゃねえのさ。よく、ついでに記憶喪失ときた。横浜以前のことは覚えてねえらしい。申し訳ありません。そんな事情とは思いませんでした。何か身元の手がかりになるものは。霊山の軍師クヨってのが部隊の指揮官だったってことは分かってる。つってもすぐに会える相手でもね。そうですか。では大曲時以降世界がどうなったかは知っていますか。せめてそれだけでも教えましょう。10年前の大曲時でこの世界は大きく変わりました。鬼が世界にあふれ大半の人々は殺されて、明治政府は倒れ、今では霊山を頂点に複数の里でわずかに残ったその勢力圏を私たちは中津国と呼んでいます。他に詳しく知りたいことはありますか。以上がこの10年間に起きたことです。
あなたには辛い話かもしれませんが。別にいいじゃねえか。ホムラ？まだ生きてんだろ。なら何も終わっちゃいねえ。10年経っても喧嘩は続いてる。ここも横浜も大して変わりやしねえ。記憶をなくした？仕切り直しだ。喧嘩は最後に勝ちゃいいんだよ。勝ち目がねえほど喧嘩は面白え。てめえもそう話がわかるじゃねえか。不器用な励まし。ざっけんなよ。誰が励ましなんざ。素直じゃねえ野郎だ。お前は里のもののふになった。こ共に戦ってくれますか。ありがとう。じゃ俺は寝るぜ。火の後始末よろしくな、新入り。あ、fare un bisognino di troncespugno。オムラ、後始末はあなたがやってください。はあ？俺が何したっつうんだよ。身に覚えがないと？ざまめえな。時継ぐ。あなたも一緒にお願いします。って俺もかよ。ご愁傷さん。Ok, torniamo a casa, va? Siamo fatti questo bel picnic notturno. E ora siamo più amici che mai. Oi, oi. Pure il professore. E ora siamo al completo. Già. Ah, finalmente. Quindi stanno i comandi da dare al party qui. Non l'hanno tolta sta cosa. È perché era utile questa cosa qua. Movimento libero, concentrati sull'attacco. Seguitemi. L'altro cos'era? Hide? Oh, quello non me lo ricordo, poi lo vedo quando devo giocare. Ok. Magari me lo fa vedere solo quando sto con i mostri davanti. Ah no, eccolo, così. Come la Saizen? E questo vale per tutti e questo è per ogni singolo personaggio. Vabbè. Devo tornare al villaggio, no? Sì. Possiamo pure evitare di perdere tempo qui dentro. Ah, vedi, a sinistra sta il comando che gli ho dato. Vedi, se lo metto così cambia in quel modo. Ok. A posto. Che fai qui da sola?
un astrologo. Vabbè. Allora posso metterne due. Allora fammi pensare. Questo è di attacco, def. Con che sarebbe? Mettiamo questo di difesa. Ma sì, va. Akiyomi wa ore ga utsu. A posto. Quello deve essere. Oi, oi. ということでよろしく。こんにちは。何かご用か。ラボノモ。一ちら君たちで。およ。君はベニズキ君から報告を受けている。証の儀に合格おめでとう。ベニズキ君が褒めていたよ。彼女は里で最強だ。 本部を代表して、新たマホル、私は和江、心を本部では鬼の情報を集約して、今後は君にもおね、ただ顔を知り、己、任務の内容に実力が追いつい、それと次の決まりがある。一つ職務をおろそかに、一つ物の一つ神が最後のは今は無効だね。 里には必ず指導者たるお頭がいるものだが、いろいろ複雑。しかし近々お頭戦議がある。里の君も誰に彦の絵の隊長ヤクモト、本当はもう一人。最後に一つ、鬼の住む異界にはこれを一度に取り込み、正常な場所にいれば排出されるから、長いは無。他に困ったことがあったら相談。では何時に英雄。
Devo prendere un'arma e un'armatura? Irasshai. これから の使命を。おいおい。行きましょう。 Quindi ora si va al bancone? Allora, intanto fammi impostare l'arma che ho preso. いらっしゃい。 これから fuori quelle tre tipologie. Vabbè, cominciamo con questo. Uccidi 20 inca. Devo solo questo. Tu invece cosa dai? Donna Sina. Vabbè, il tutorial delle armi. Le sementi e il tutore delle armi. Muri wa kimi no. Ah, aspetta, fammi vedere di qua invece cosa c'è. Nulla. Vabbè, dai, facciamo sta missione. Io ci portiamo. Allora portiamoci lei e loro due che usano l'artiglieria da lontano. Sì, ci si può stare. Il tempio per il buffer non c'è qui. L'altro c'era. Magari arriva più avanti. Ok, andiamo.
いだ。Easy, yeah. Ma i mod con cui posso fare versi o robe simili? Non c'è niente. Gesti. C'erano i gesti, vedi? Vabbè. Li mettono sempre in questi giochi. Era improbabile che non ci fosse. Boci boci ikku ka. Vabbè, come sempre tutto va nella cesta in modo automatico. Apposta. Donna ni. Andiamo con la prossima. Vai, 10 a 10. Siamo sempre loro. Umazu tayo. の力を見せてやる。強くあらねば。強くあらねば。 Finché sono queste cavolate non è che ci vuole molto. Dobbiamo aspettare per le cose più serie. Ma se vuoi switchare il Mitama com'era? Boh. Mica me lo ricordo. No, direi che non me lo ricordo. Fammi sistemare un attimo il tablet che si è caricato. Ok. Allora, vediamo un po' che cosa tocca fare adesso. Kimino. Un ogre. Ok, tocchiamo i soldi. Nanji ni e. Kajimeyou ka, Shokun. Dire come switch il Mitama. Che non si può switchare, no?
Easy. Yahari oni no e ora purifichiamo. Ussa via. Poi mi devo vedere i vari gesti, così proviamo quello che preferisco. Sì, sì, alla prossima ce li guardiamo. Anzi, vediamo se possiamo già vederli qui. Messaggi, gesti. Allora, questo è l'inchino. Salute. Determine. Potrei fare questo, una volta che finisco la missione. Così. Sì. All'infinito. No, vabbè, questo potrebbe anche andare. Qual era l'altro pure che mi convinceva? Happy forse? No, potrei fare questo. Vabbè dai, allora quando me lo ricordo che finisco una missione. Così. Push! Ok dai, può andare. Allora, vediamo un po' cosa tocca fare adesso. Quelle bandierine che sarebbero? Vabbè, noi continuiamo le nostre missioni, per il resto si vedrà. Allora, in questa dobbiamo far fuori 10 imp, 5, vabbè, 5 ragni e 5 di fuoco, ok. Anzi, 10, sì, 10 imp. Ok, facciamo lei, lui, Nanji ni. A posto. Let's go. Bloccato, quindi dobbiamo tornare indietro. Eh sì, la zona è questa, quindi non possiamo andare oltre. Allora, vediamo un po' dove stanno gli altri. Qui cosa c'è? Dove vi nascondete, furbacchioni? Eccoli. Ah!
Ole. Abbiamo fatto il nostro gesto di vittoria. Vabbè, su Monster Hunter sono un po' più fini, però mi accontento. Ci danno questo, meglio di niente. Allora, mo le abbiamo fatte tutte quelle, dobbiamo vedere cosa abbiamo sbloccato. Ma dovremmo sbloccare nuove missioni, no? Chimino. Qui non c'è più nulla. Quindi? Nanjini. Che si fa adesso? Per uscire fuori? Vedo delle bandiere lì fuori. Andiamo a vedere. Vediamo un po' di che si tratta. Shuppat shinkou da. Ora sono secondarie. Già ce li ho. Zatto konna mon da na. Ara hetta ze. Sassa to kaerou ze. Vediamo un po' cosa vuole questo qui. Chest. Ah, puoi trovare dei tesori. È sparito. No. Per ora facciamo il ritorno. Quindi con chi devo parlare? Io sono tornato. Ritorna a Mahoro. Quindi con chi parlo adesso? Ah, ok, devo avanzare un po'. Ehi, nada mitsukaranai no ka? Ah, moushiwaki arimasen. Sousaku hanai ga amari ni mo hiroku. Oroka mono domo ne. Fukaoi suru na to genmei shita hazu da zo. Nani mometen da? Yaku mo nani ka atta no desu ka? Benizuki ka. Kono e no ittai ga ikai kara modoranai. Ogata oni o tsuibi chuu datta rashii. Kisama. Kotoba o tsutsushime. Genjitsu o chokushi shitaku nai nara sore de kamawan. Altri pericoli in agguato. Ti deve arrivare a romperci le scatole adesso. Dono michi samurai mo kono e mo ikai no sousaku de shouki o torikomi sugita. Kodou genkai da. Non si muove nell'ombra dall'altro mondo. Kore ijou no sousaku wa fukano. Jiriki de kokutsubushi ga. Shosen tozama wa tozama. Iitai koto wa sore dake ka. Oe. Honki ka baka domo. Hoe. Oh, omoshirei. Ore mo. Souho, hiite kudasai. あなたたちは鬼と戦う者の負のはず。過去にどのような因縁があろうと協力し合うのが役場です。自ら立てた誓いに背く。それが誇り高き者の。
何のつもりだ、東のもののふよ。なんだと。なるほど。いい考えです。私たちで救援。おいおい、俺らが探すのかよ。悪かねえ考えだが、異界は広大だ。その点は心配するな。貴様は魔女。出たな地獄耳。鬼の痕跡をたどる手段がある。部隊が消息を絶った場所はわかるか。暗の領域の遺跡の近くだ。連絡要員を残して消えた。ならそこから痕跡をたどればいい。現場指揮はお前が取れ。鬼の手の扱いに最も長けているのはお前だ。鬼の手を使って痕跡をたどる。通信で指示を出すから。時間が惜しい。大した物好きだな。お前を魔女と呼ぶ相手よ。私の目的は鬼に勝つことだ。お前は正しい。だが全てのものがそう考えるとは限り。戻るぞ。信用できんな、東のもののふよ。いいえ、役もすでに証の儀は終えました。このものはもう立派な里のもののふです。いいだろう。貴様を信じるぞ、からくり使い。決して魔女を頼るわけでもない。そのことを明記しておけ。どちらでも構わんさ。目的を達成できればな。西の監視小屋付近に異界への入り口がある。そこから暗の領域の遺跡を目指せ。あとはよし、しっかりな、からくり使い諸君。Ah, ne posso mettere un'altra ancora. Madonna. Allora, beh, abbiamo tre, quindi. Hai, gambarimasu ne. A posto. Ah, quindi ho capito. Non è che si possono switchare. Il principale attiva quello che attiva come abilità, mentre gli altri mettono delle passive, tipo questo che riduce il danno ricevuto per il tempo limitato, e quest'altra summon ogni volta la stessa. Ah, il danno che faccio ai nemici si converte in vita e in focus. Cazzarola, questo è interessante. Questo è molto interessante. Sì, ora ho capito. A posto. Figa questa cosa, mi piace. Sì, sì, ci sta, ci sta. Vabbè, per ora sto vedendo cose interessanti in questo nuovo Tokidan, eh? Sì, sì. Non sembra che hanno fatto un brutto lavoro. Poi vedremo più avanti, man mano che si prosegue nella storia. Yo. Nanji ni la voglio salvare. Ah, quindi non conta più andare qui, che prima il salvataggio era qui. Che cosa abbiamo?
Vabbè. Salviamo allora. Vediamo un po' se ho salvato tutto per bene. Allora. Ah, dal save data. Però mi sa che non ha riconosciuto niente, non so. Anche perché i salvataggi non so nemmeno se li ha lasciati nel cloud. Però vabbè, che se ne frega. Allora, allora. Facciamo continue. Vediamo un po'. Manuale. E dovrebbe riprendere da dove siamo rimasti, giusto? Esatto. Ok, perfetto. E dai, allora abbiamo visto questo accenno di Tokiden 2, poi lo proseguiremo. Per adesso sembra divertente come sempre. Ho visto alcune cosette nuove per quanto riguarda i Mitama, abbiamo provato una delle armi nuove con cui non mi sto trovando tanto male, quindi per ora proseguiremo con quella. E per il resto vedremo un po' come proseguiranno le nostre avventure nell'universo di Tokiden 2. E quindi ragazzi, che dire, per oggi è tutto dal vostro Light. Hasta la vista!